La paura è stata grande, ma per fortuna non si è accompagnata a danni a persone. Una famiglia, marito, moglie e un bambino, costretta a dormire fuori casa la notte scorsa a Pagani, a seguito del cedimento del solaio dell'abitazione in cui risiedono, in uno storico cortile di via Pagano, a pochi passi da Palazzo San Carlo. Un crollo che solo per una mera coincidenza non si è trasformato in tragedia. Quando si è verificato, infatti, verso le 20:30, gli occupanti della casa erano in una stanza diversa da quella in cui il solaio ha ceduto. Immediatamente sul posto i vigili urbani, un tecnico del comune e i vigili del fuoco, che hanno materialmente provveduto a picchettare i residui di solaio pericolosamente rimasti in bilico. Insieme hanno ritenuto necessario lo sgombero dell'immobile, i cui occupanti hanno trovato accoglienza presso un istituto di suore. Questa mattina nuovo sopralluogo da parte di tecnici del comune. Un cedimento di un solaio all'interno di un'abitazione, siamo stati allertati dalle persone, siamo venuti intervenuti insieme con i vigili del fuoco che hanno spicconato il tutto. Il tecnico del comune ha ritenuto non farli rimanere in casa perché c'è pericolo. Ok, no.